Buongiorno Presidente. Allora, 90 milioni di abitanti, l'Italia si presentava come un territorio allagato, acqua salata, molluschi, crostacei, l'accumulo di questi organismi gli uni sugli altri, noterà ci sono tanti strati, sono creati questi strati, che poi il movimento del continente africano ha fatto queste spinte tettoniche, quindi scende di 65, e da lì c'è la scoperta del 3 gennaio del 1938. Le farò osservare una forma che mi richiamerà la lupa romana, che ha detto alle mammelle di quella che può sembrare davvero la lupa capitoliana. Il professor Anelli fu colpito, questo è l'unico la massima punto, cuccioline di umidità compensata, questo non crea nulla, la creazione fare qui una grotta di queste dimensioni. Non lo immaginava nessuno, l'ente provinciale immaginava che ci fosse qualcosa di interessante, ma nessuno poteva. Anche perché lo speleologo nella ricerca nel buio ha sempre un po' bisogno di ritrovare un riferimento. E immagini il professor Anelli con una lampada recitilena, una specie di candela in solitaria, e invece sembra sempre uguale in estate, in inverno, in autunno. Certo, sì. Fra mille anni immagini che potrà avere un qualche problema stabile. Anche chi è soggetto ad asma ha beneficio dalla permanenza. C'è una purezza dei cristalli incredibile. E prima o poi questa stalagmite toccherà dall'aria fredda in alto, l'aria calda, un po' più consumata anche dal nostro passato, fuoriesce sempre tra voi. Questa grotta viene utilizzata anche per un'opera teatrale sull'interno dantesco, che è riuscita ad attirare 5.000 persone ed è uno spettacolo stanziale, diciamo delle norme di sicurezza maggiori, all'epoca sì. Si poteva precipitare, quindi diciamo le prime visite furono molto complesse, soprattutto per le discese più che per la risalita. Oggi è più rapido le discese Pantanelli, quindi c'è bisogno della bassezza per capire l'altezza. Buongiorno. Grazie. Grazie della dimostrazione e complimenti. Le porte sono tutte discesa perfettamente lineare e velocissimo. Allora, più del solito. Grazie. Dimostrazione grazie magnifica. Che ricorda quella di 80 anni fa, sì, in altre sì, condizioni. Sì. Grazie molto. Complimenti. Grazie. Grazie. Professore,